Hai notato qualcosa di strano in Esposito e Ryan? In che senso? Sono gentili con me, stranamente gentili. Forse sono dispiaciuti per te dopo la sconfitta che ti ho inflitto a Scarabeo. So che cosa cercate di fare e perché siete così gentili con me. Beckett me l'ha fatto capire. E onestamente rendete la cosa più difficile, perciò siate normali. Cavolo. Non riesce a decidere tra noi due. E possiamo biasimarlo? Insomma, poverino, è davanti a un vicolo cieco. Ma forse ho una soluzione. Andiamo. No, un momento, fatemi capire. Voi due volete che sia io a decidere chi dovrebbe essere il testimone di Castle? Sì, è perfetto. Sei la damigella d'onore, tu scegli, lo diciamo a Castle e tutto è risolto. Javier, è ridicolo, ovviamente scegli te. Solo perché non c'è testimone migliore del sottoscritto, giusto, baby? Javier, credi veramente che sceglierei te dopo la nostra storia? Beh, allora è ufficiale. Sì, è ufficiale che voi siete due idioti. Io non sceglierò proprio nessuno, e sapete perché? Perché non sono lo sposo. Signori? Perfida. Beh, non possiamo obbligare Castle a scegliere tra noi. Deve esserci un altro modo. Allora, pronta per un'altra partita? Davvero? Vuoi negarmi la possibilità di rifarmi? Beh, continua così e ti verrà negato molto altro. Ehi, Castle, hai un minuto? Dobbiamo fare quattro chiacchiere tra uomini. Ci sono alcuni rapporti che devo archiviare. Sì. Senti, ci abbiamo pensato tanto e, beh, sappiamo che cosa stai passando. Sì. Sì. Sappiamo quanto sia difficile, perciò abbiamo deciso di facilitarti la cosa. Davvero? Sì. Ne abbiamo discusso e ora non dovrai scegliere. Saremo entrambi testimoni. Co-testimoni. Giusto. E credimi, ci faremo belli per te. Avrai il meglio di tutti e due. Ragazzi, io sono lusingato e anche onorato. Figurati. Sì, infatti. Ma io ho già deciso. Grazie, ottima di me, vero? Credo che ti ringrazio. Perché no, sono già venute siamo delle uguali, idee, ragazzi. Che conosco una persona molto importante. Ragazzi, ho chiesto ad Alexis di farmi da testimone. A parte Beckett, lei è la persona più importante della mia vita. Perciò... Ma voi sarete i miei paggi, vero? Sì, amico. Sì. Non mi perderei mai quella giornata. Fantastico, grazie. È il tuo giorno. Non me l'aspettavo. E gli ho regalato la mia penna. Io gli ho dato una ricetta segreta di famiglia. Sai che siamo stati battuti da una ragazza? Smettiamola di parlarne. Parlare di che?